è stata definita la guida simbolica per Montalcino. È la vetrata trecentesca collocata nella bifora dell'abside di Sant'Agostino. Il restauro è opera di Camillo Tarozzi che, presente all'inaugurazione, descrive così la vetrata. Nel 1280-90, all'epoca di Cimabue, di Duccio, diciamo, sì. Di Duccio giovane e di Giotto, c'erano raffigurazioni di tre teste. La testa del padre è esattamente come quella in alto, un'altra testa a metà e un'altra testa in basso, cioè tre teste identiche fra di loro, e esse costituivano la raffigurazione della Trinità, tre figure di uomo. L'importanza culturale del restauro della vetrata trecentesca ha confermato la necessità di un progetto più generale di restauro della chiesa di Sant'Agostino, tanto che Don Acampa, a nome dell'arcivescovo di Siena Colle Valdelsa e Montalcino, ha assicurato a Montalcino News la prossima riapertura del Duomo e un progetto di riqualificazione del prestigioso palazzo vescovile. Oggi partecipiamo a questo evento che si muove all'interno di una rinnovata attenzione della diocesi alla valorizzazione dei beni culturali, quindi della chiesa di Sant'Agostino, che senza dubbio è la perla della città di Montalcino e che anche da parte della diocesi vede tutta la disponibilità per riportarla al proprio splendore. Con ritorni e restauri, il museo di Montalcino si arricchisce anche di importanti opere, tornate a nuova vita e che ampliano l'offerta culturale dell'esposizione. Queste le principali opere. Vincenzo Tamagni, Madonna col bambino. Carlo Scignani, ritratto del vescovo Tommaso Cervioni. Pittore della fine del Cinquecento, Fra Antonio Pasi, minore conventuale. Aureliano Milani, miracolo della Madonna del Fuoco di Forlì. Francesco Bartalini, Santa Caterina che riceve le stigmate. Domenico Manetti, Sant'Agostino.